L'Italia ha Gianni Pugioni in partenza, Ezio Madonia in discreta condizione, aveva fatto vedere nei 100, aveva superato un turno. Poi c'è Angelo Cipolloni, che era dato in buona forma, in buon crescendo di forma prima di questi giochi olimpici, aveva ottenuto il primato personale nell'ultimo meeting prima delle Olimpiadi a Bellinzona. E poi Sandro Floris, che non è piaciuto nei 200. Riserve Stefano Tilli e Giorgio Marras. Ecco qui Gianni Pugioni, gran partente questo sardo, sono due i sardi, sassarese Giovanni Maria Pugioni, Sandro Floris in quarta frazione, altro sardo. E adesso siamo al... ecco Gianni Pugioni intanto ripreso dalla personalizzata Rai TGS, questa telecamera in linea d'arrivo che poi serve per le interviste. Benin, Italia, Gabon, Spagna, Togo, Giamaica, Gambia, Costa d'Avorio. 8 corsie piene, solo le prime due nazioni vanno avanti per la semifinale. I velocisti di un po' tutti i paesi del mondo fanno paura, però quando sono messi insieme nella 4% c'è bisogno della grande scuola dei cambi, delle staffette, grande scuola che gli azzurri confermano sempre una volta di più lo scorso anno ai mondiali con la medaglia di bronzo, anche approfittando di qualche squalifica e qualche autoesclusione come quella della Gran Bretagna c'è già stata. Sbagliato il cambio, si sono fermati. Prima frazione per Gianni Pugioni. Italia contro Giamaica e Costa d'Avorio per un posto in semifinale, le prime due passano. Gianni Pugioni, ben buono il cambio con Ezio Madonia, non inquadrati. In ultima corsia, bene la Costa d'Avorio, bene anche... l'Italia ha cambiato bene. No, 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 è successo qualcosa, non inquadrati, non li vedevamo. Ed ecco infatti, purtroppo, avete visto Sandro Floris buttarsi a terra per la disperazione, purtroppo è stata inquadrata con inquadratura strettissima sulla squadra della Giamaica. 39-21 erano tempi che si dovevano fare, finisce seconda la Spagna.